Guerra. Achille Campanile, 1933. Notte. Interno d'una camera da letto, con un tale che dorme. La scena si svolge in tempo di guerra, è notte. Sode la sirena d'allarme. I pochi passanti fuggono e le vie della città restano completamente deserte. Le ultime poche luci si spengono, buio fitto. Ronzio di aeroplani che arrivano, comincia il bombardamento aereo. Nell'interno dei caseggiati, le famiglie, svegliate, si buttano qualche indumento sulle spalle e gemendo si avviano giù per le scale per raggiungere i rifugi. Comincia a tonare il cannone antiaereo. Scoppi di bombe. Presto la battaglia aerea in furia. Dall'alto piovono le granate, esplodendo, dal basso tuonano le batterie. Sode il ronzio degli apparecchi nemici, il rombo dei caccia e il sibilo e il guaito dei proiettili, l'urlo delle autoambulanze in corsa per le vie deserte della città, l'ululo delle sirene e scoppi di granate, spari di cannone, crepitio di mitragliatrici, schianti, esplosioni, fragore, rimbombo di crolli, case che saltano in aria, eccetera, eccetera. Nell'interno di una camera da letto c'è un uomo che dorme. Al fracasso infernale si sveglia. S'alza. Va alla finestra. S'affaccia. Vogliamo dormire! Basta! Avete rotto... Segue all'esterno un improvviso silenzio di tomba. Cannoni, bombe, sirene tacciono. Gli attaccanti, colti di sorpresa dalla voce stentorea, sospendono il bombardamento. La guerra è finita.